abbiamo visto due cervi e ero un po' nell'aperto. Ho provato a avvicinarmi da solo, è rimasta indietro anche la guardia, per avere più possibilità. Avvicinarmi sono riuscito, ho avuto un problema col fucile e non riuscivo ad armarlo. Infatti ci siamo accorti che c'era una cosa non messa bene. E niente, dai, vediamo se riusciamo a vederne qualcun altro. Abbiamo appena iniziato questa mattina, fa un caldo africano, anche se siamo qui in Bulgaria al Bramido, è tutto molto anomalo, comunque molto molto bello. Niente, abbiamo rivisto questi due cervi, erano belli, a 400 metri, capirsi con la guida non è facile, perché non è facile. Lui diceva, prova a sparare lo stesso come va, e non è così, ok, vediamo. Boh. Abbiamo avvicinato un cervo, e l'abbiamo trovato che addirittura ha sdraiato, gli altri tutti nervosissimi, lui è sdraiato. E è più di mezz'ora che siamo qui ad aspettare, ho trovato un appoggio perfetto, è mezz'ora che lo guardo, lo telemetro e tutto quanto, e se continua così credo che proverò a sparare. Adesso ha bramito addirittura, sta facendo di tutto meno che mettersi in piedi. Inizialmente era seduto, adesso si è proprio sdraiato, però si vede, si comincia a vedere un po' di più il palco perché si è scoperto dai rami verdi che ha sopra.
Il re è caduto. Niente, anche se gli ho sparato da... era accovacciato, sono stato più di mezz'ora a provare, a aspettare che si alzava, però ero in una situazione, avendo tutto quel tempo, mi ero creato proprio una situazione perfetta, un appoggio addirittura su tre punti, e poi la carabina, che la conosco bene, super tarata, e niente, e ho provato a sparare così al collo l'ho preso, l'animale non se ne è accorto di niente. Un bel capo, un discreto trofeo, un animale vecchio comunque, perciò sono contentissimo.